l'emozione più grande. Ne ho vissute tante, sono fortunato, posso dire di essere stato fortunato, ne ho vissute tante. Forse l'emozione più grande che ho vissuto, quella più recente, ecco, è stata vincere il mondiale con la Superbike nel 2014. Ci ha particolarmente emozionato non soltanto me, ma tutta la squadra, tutto il reparto corse, per il fatto che quasi sembrava una impresa impossibile. E invece all'ultima gara abbiamo dimostrato, senza mai perdere la speranza, di che tutto è possibile, basta tenere duro e impegnarsi al massimo. L'aneddoto, di aneddoti ce ne sono tantissimi, ogni pilota me ne ha riportato qualcuno. Ma non dico il nome del pilota, ma insomma mi è successo più di qualche volta di sentire il pilota rientrare al box e di dire: oh, ma sai che il cambio mappa, con la mappa nuova, la moto veramente va molto molto meglio, il motore molto più pulito. Ma guardando i dati, neanche aveva toccato i bottoni, per cui è successo, ma tante tante volte, credete, è una roba praticamente comune a tutti i piloti. La mia maestra dell'elementare aveva portato come esperienza il suo figlio lì in classe e mi ricordo chiaramente che diceva: io sto facendo ingegneria elettronica. Lì mi ha colpito così tanto che ho detto: anch'io vorrei fare ingegneria elettronica da grande, ecco. Ho accettato di lavorare in Aprilia ancora nel 2002, mi è stata offerta l'opportunità di fare una tesi interna che mi ha letteralmente entusiasmato nel momento in cui mi è stata proposta dal mio professore, essendo legato al mondo dei motori per l'attività anche di mio papà. Ho colto l'opportunità della tesi e quando mi è stata presentata l'opportunità di un'assunzione interna, ho colto l'occasione subito. Se non fossi del parte Aprilia, del team Aprilia, ma forse in un team Formula 1, forse mi è sempre attirato comunque l'ambito di tecnologia portata sulle corse, di tecnologia portata al massimo delle prestazioni possibili. Purtroppo me lo dicono in tanti, anche fuori dal box, purtroppo sono così preciso, anche a casa, e tendo forse a essere troppo preciso nelle cose, tant'è che tante volte potrei benissimo sorvolare su alcuni dettagli, ma purtroppo è deformazione professionale. Allora, il libro che consiglierei a tutti e che ho letto di recente è Più veloce della luce. È un libro che parla di una teoria alternativa sul fatto che si possa andare più veloce del massimo raggiungibile dalla luce. Mi è interessato per il fatto che dello sforzo che questo fisico ci ha messo, ha impiegato in tanti anni nel convincere la comunità scientifica di andare oltre le proprie conoscenze, oltre i propri limiti attuali, insomma. Allora, il circuito preferito senza dubbio sarà per il contesto, sarà per il fatto che è così distante dall'Italia, ma è il circuito di Phillip Island. Mi piace proprio tanto per il fatto della velocità che è tra le più alte, la media delle velocità che è tra le più alte del mondiale. La curva più pericolosa secondo me è quella a cui far più attenzione anche dal punto di vista di noi tecnici, sono proprio le ultime due curve di Phillip Island, che sono critiche per l'usura degli pneumatici e per la sicurezza anche del pilota, perché sono curvoni fatti a velocità veramente elevata e con angoli di piega molto sostenuti. Tre aggettivi per definire il team Aprilia, ma senza dubbio estremamente professionale. Come seconda cosa che si vive proprio all'interno del box è che sia coeso, nel senso che tutte le persone lavorano in maniera armoniosa, tutte per raggiungere lo stesso obiettivo. E una terza caratteristica che mi viene così spontanea è il fatto che sia molto reattivo, nel senso che a fronte di
le varie necessità che si venissero a creare all'interno del durante l'evento gara, durante una sessione, anche una scivolata, qualcosa, non ci si perde mai d'animo, tutti sono estremamente veloci e reattivi nel rispondere alla situazione.